Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. La recente nuova ondata di Covid-19 sta facendo allarmare i medici degli ospedali che confermano un progressivo rinalzamento dei ricoveri avvenuto nell'ultimo periodo. Sull'argomento è intervenuto il direttore della clinica di malattie infettive del Santissima Annunziata di Chieti, Jacopo Vecchietti, il quale ha pochi dubbi sull'importanza di sottoporsi alla vaccinazione per arginare quanto prima questa pandemia. Paolo Renzetti. Gli ospedali per ora stanno reggendo la nuova ondata del Covid-19, ma è evidente che il numero dei ricoveri nelle ultime settimane sta crescendo e questo allarma non poco i medici. Il dato è dovuto soprattutto al numero ancora elevato di non vaccinati. Ne è convinto il direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale di Chieti, Jacopo Vecchietti, che oggi gestisce un reparto dove un mese fa vi erano 8 ricoverati, mentre ad oggi se ne contano 30. Quello che purtroppo era una variabile a me personalmente imprevista, la quota di soggetti che non hanno effettuato la vaccinazione e che in una circolazione come stiamo vedendo del virus, dopo averlo contratto, sviluppano questa grave insufficienza respiratoria che li porta necessariamente alla ospedalizzazione. Proprio ai Novax si rivolge il professor Vecchietti, i quali non vanno criminalizzati ma solo convinti con l'aiuto del dialogo, mentre ai già vaccinati raccomanda di effettuare quanto prima la dose booster. La realtà dei fatti è che un vaccino che ha mostrato sui grandi numeri di essere un vaccino sicuro e di dare quella copertura utile in questa fase di ricircolazione del virus. Il sistema immunitario è un organo tra virgolette imperfetto, quindi quando stimolato dal vaccino non crea delle cellule immortali. Quindi abbiamo bisogno di fare anche la terza dose che dimostra che il vaccino funziona in virtù anche appunto di questo richiamo ulteriore. Non deve metterci in una condizione di sfiducia nei confronti del vaccino, ma è un iter normale come noi abbiamo imparato per tanti altri virus che necessitano di una vaccinazione che va ripetuta almeno 3 volte. Intanto già a livello nazionale si è aperto il capitolo intorno alla quarta dose, un appuntamento certo qualora il virus andrà fronteggiato come un'influenza comune, ma senza creare allarmismi, soprattutto per le 3 dosi già effettuate. Cioè una quarta dose che contenga anche la possibilità di difenderci in maniera più evidente contro le varianti è sicuramente una dose eventualmente utile che potrebbe non essere sbagliata. Sulla variante Omicron, presente anche in Italia, che potrebbe rimpiazzare la variante Delta e diventare dominante entro Natale, c'è cauto ottimismo, anche se Vecchietti frena. Al momento, per quel poco che sappiamo, è una variante che non riesce a eludere la vaccinazione, però è chiaro che avendo aumentato la sua capacità di diffusione potrebbe mettere di nuovo un'ulteriore variabile di difficoltà diffondendosi in maniera maggiore tra la popolazione, ed è ovvio che quanti più soggetti non vaccinati troverà, peggiore sarà l'impatto sulla popolazione generale e quindi anche sul la saturazione dei posti letto in ospedale. Il servizio e l'intervista erano chiaramente di Stefano Recanati. 5 regioni attualmente classificate a rischio moderato sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto. Lo evidenzia il monitoraggio settimanale della cabina di regia. Tra queste regioni vi è anche l'Abruzzo, poi ci sono anche Emilia-Romagna, Liguria, Marche e Veneto. Oggi poi il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l'ordinanza per il passaggio della Calabria in area gialla. E circa il bollettino Covid, sono 317 di età compresa tra 1 e 91 anni i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo e che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 90.171. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4.441 tamponi molecolari e 13.494 test antigenici. Il tasso di positività è pari all'1,76%. 119 pazienti, meno 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 11 più 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 5.046 più 77 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.176 più 73 rispetto a ieri. Dei nuovi positivi, 61 provengono dalla provincia dell'Aquila, 113 da quella di Chieti, 84 da quella di Pescara e 56 da quella di Teramo, 1 da fuori regione e per 2 sono in corso accertamenti circa la provenienza.
Ieri c'è stato un incontro tra i sindacati e gli assessori regionali Quaresimale e Damario riguardo il futuro della Sevel di Atessa. Nelle prossime settimane sarà costituito un tavolo permanente per lo sviluppo dello stabilimento e in futuro dovrebbe essere formato anche quello dedicato alle problematiche dei lavoratori. Il servizio di Giuseppe Dintino. Un tavolo permanente che si occupi solo della Sevel sarà costituito nelle prossime settimane. È quanto deciso nell'incontro di ieri tra l'assessore regionale alle politiche del lavoro Pietro Quaresimale, quello allo sviluppo economico Daniele Damario e le principali sigle sindacali. Sarà un tavolo proiettato al futuro, ha dichiarato Quaresimale, in ragione soprattutto delle sfide del PNRR, della nuova programmazione europea 2021-2027 e della transizione ecologica. Lo stabilimento di Atessa è il sito produttivo più importante d'Abruzzo. Il settore dell'automotive rappresenta il 13% del PIL regionale. La proprietà fa capo alla multinazionale olandese Stellantis, la quale presenterà il nuovo piano strategico il prossimo 1 marzo. L'obiettivo è la creazione di ricavi per 20 miliardi di euro entro il 2030, ha dichiarato l'amministratore delegato Carlos Tavares, traguardo che dovrebbe essere raggiunto tramite software. L'auto del futuro, infatti, avrà più programmi e meno meccanica. Il timore però è che si scelga anche la via della delocalizzazione. Stellantis ha aperto uno stabilimento gemello a quello di Atessa a Givlice in Polonia, rompendo il monopolio abruzzese della produzione del Ducato. Grazie alla zona economica speciale, infatti, lì fisco e costo della manodopera sono meno onerosi. Inoltre il settore sconta l'incertezza sul futuro dei motori elettrici e la crisi dei microchip, questioni che si ripercuotono in maniera allarmante sulla manodopera. Ad Atessa, di 800 lavoratori cosiddetti somministrati a tempo indeterminato, non sono stati riconfermati in 350 e il numero degli esclusi sembra destinato a crescere nei prossimi mesi. Si tratta della categoria più debole tra i lavoratori Sevel, hanno detto i sindacati. Su questo punto Quaresimale ha annunciato ai rappresentanti dei lavoratori la costituzione di un altro tavolo regionale, in aggiunta a quello deciso ieri, dedicato alle problematiche dei lavoratori, ha dichiarato la assessore, che sono interessati da contratti di somministrazione lavorativa. Stop al bilancio 2018 della regione da parte della Consulta. Con la sentenza 235 del 2021, il senatore Luciano D'Alfonso oggi in conferenza stampa ha parlato dell'importanza di agire, anche perché la sentenza potrebbe fare giurisprudenza per altri enti in un prossimo futuro. Paolo Renzetti. Qui ci sono tre soggetti che hanno fatto il proprio dovere. La Corte Costituzionale a richiamare le attenzioni, la legge dello Stato a consentire un percorso di rientro ventennalizzato. La Regione Abruzzo ha spiegato che non è possibile in pochi anni superare un debito accumulato in tanti anni. Questi tre livelli istituzionali hanno messo in campo un procedimento con l'unico obiettivo di salvaguardare la tutela dei diritti fondamentali, per esempio quello dei trasporti attraverso l'acquisto degli autobus, delle borse di studio o coperture importanti riguardanti la sanità. A questo punto che si fa? Si ritorna alla copertura del debito ereditato dal passato e farlo in pochi anni, cancellando i diritti fondamentali, o si riapre un ragionamento, tiro la fune, in diritto col governo, per dare luogo ad una nuova legge dello Stato, come abbiamo fatto noi, con la legge 2005, con la legge 205 del 2017, che ha permesso la ventennalizzazione del debito. Un debito di 700 milioni di euro ereditato, non è possibile ristorarlo con 3 o 4 anni, c'è bisogno di un numero di anni congruo che lasci agibilità finanziaria per coprire la garanzia dei diritti fondamentali. Questo problema, che per adesso è della Regione Abruzzo, ma a breve sarà dei grandi comuni italiani e di altre regioni italiane che hanno usato la stessa legge caducata dalla Corte Costituzionale per ripianare i debiti del loro passato. Nel nostro caso ancora più veritiera, perché noi
ci siamo trovati a fare i conti nei documenti contabili con debiti nati 10 anni prima. Nell'arco di 60 mesi abbiamo restituito dei 700 milioni, 300 milioni di debiti attraverso sacrifici e politiche di razionalizzazione. Per il debito restante ci vorrà una nuova legge dello Stato, una nuova procedura che però non accetti di comprimere a pochi anni il pagamento di 400 milioni. È possibile fare questo? Assolutamente sì. Questa mattina in Regione Abruzzo si è svolta una riunione ai fini del coordinamento di tutte le parti in causa per l'attuazione del piano neve. Ne parlano il presidente Marco Marsiglio e il direttore dell'Agenzia di Protezione Civile Mauro Casinghini. Tradizionalmente all'inizio della stagione invernale ci si riunisce con prefetture, province, enti gestori dei servizi e presso la protezione civile per mettere in campo, aggiornare e mettere in campo le risorse per affrontare il piano neve e evitare che una nevicata eccezionale possa trasformarsi in tragedia come anche è avvenuto in passato. La regione Abruzzo ha moltiplicato i fondi a disposizione delle province per tenere pulite le strade, la protezione civile ha ricevuto oggi attestati di ringraziamento, di riconoscimento del lavoro svolto della grande organizzazione che sta mettendo in campo. Sono sicuro che con questo coordinamento e con questo lavoro saremo in grado di affrontare la stagione invernale senza danni per il territorio. Beh, è pronto su tutti i fronti interessati, ovviamente principalmente quello della viabilità e poi della garanzia della continuità sui servizi essenziali. Erano presenti tutti i gestori sia delle reti autostradali che delle reti viarie secondarie, quindi la provincia, i comuni attraverso l'ANCI e anche le società che gestiscono sia le reti di distribuzione elettrica che è appunto l'Enel e ovviamente anche quelle telefoniche. Quindi diciamo che abbiamo messo a sistema tutto l'apparato affinché si possa immaginare un intervento sinergico in caso di necessità, sperando che questo non avvenga. Nel 2019, insieme ad altre due persone, si rese responsabile dell'aggressione ai danni dell'inviato Rai Daniele Piervincenzi, del filmmaker Sirio Timossi e del redattore David Chiericini, impegnati in un servizio per il programma Popolo Sovrano nel quartiere Rancitelli di Pescara. Ora finisce in carcere per una sentenza definitiva emessa dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Perugia. Si tratta di un 25enne di Pescara, residente proprio nel popoloso quartiere del capoluogo adriatico. Il giovane, già sospettato di un assalto ad una gioielleria del centro di Pescara, dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per una rapina commessa nella primavera del 2015 ai danni di un commerciante del mercato ortofrutticolo di Villanova di Cepagatti, a cui aveva sottratto la somma di 39.000 euro. Gli investigatori della squadra mobile in mattinata hanno eseguito l'arresto del giovane, condotto in carcere per scontare la pena. Cambiamo pagina. Lorenzo Dattoli, 48 anni, laureato in ingegneria meccatronica, il nuovo presidente di Confindustria Teramo. Dattoli è stato votato all'unanimità dall'Assemblea dei soci e sarà affiancato da 3 vicepresidenti, Massimiliano Bolognesi, Gianni Dell'Orletta ed Erika Rastelli, il servizio di Tania Bonici Castelli. Un vento nuovo soffia a Confindustria Teramo. Rinnovati il consiglio direttivo, le cariche statutarie e lo statuto e c'è un nuovo presidente, Lorenzo Dattoli, 48 anni, laureato in ingegneria meccatronica, votato ed eletto all'unanimità. L'obiettivo principale della squadra di oggi al vertice dell'Unione degli Industriali Teramani è quello di rafforzare il tessuto imprenditoriale di Teramo con azioni per lo sviluppo di impresa e nuovi servizi. Come scritto nel programma, il primo obiettivo è quello di cercare di rafforzare l'associazione teramana, di renderla più presente e più vicina a tutti gli industriali teramani, il che porterebbe anche ad un rafforzamento di tutto il tessuto sociale di Teramo. Com'è la situazione dell'imprenditoria teramana in questo momento? Fortunatamente posso ammettere che tutti gli imprenditori teramani sono molto avvezzi, hanno le spalle molto larghe, quindi riescono ad affrontare questa situazione un po' più difficile che si è verificata negli ultimi anni, ma che comunque avrebbero bisogno anche di essere affiancati da noi come associazione e cercheremo di portare per loro molti più servizi ed una presenza più massiva. Ecco, cosa può fare Confindustria per loro esattamente?
Confindustria può fare tanto, bisogna costruire e bisogna cercare di portare al loro servizio tutti quegli strumenti che potrebbero semplificarne o quantomeno dare possibilità di accesso a possibilità maggiori rispetto a quelle che uno da solo potrebbe incontrare. Il neo presidente Dattoli sarà affiancato da 3 vicepresidenti, Massimiliano Bolognesi, Gianni Dell'Orletta e la giovane Erika Rastelli della Aran Cucine. Come si è così giovani e così importanti già? Con l'impegno, con la dedizione nel voler portare etica nel nostro mondo dell'economia, con l'impegno quotidiano, con tanta voglia di fare. Stiamo trattando temi fondamentali come il PNRR, i cambiamenti climatici, siamo tutti impegnati per l'agenda ONU del 2030, quindi ritengo che sia un momento fondamentale per la nostra terra, per le nostre industrie, per stare al passo con i tempi. Nell'illustrare le linee programmatiche del suo mandato da presidente di Confindustria Teramo, Lorenzo Dattoli ha escluso categoricamente ogni tipo di fusione con Pescara, almeno per il momento. A Pescara da oggi in Piazza della Rinascita c'è anche il villaggio di Babbo Natale per la gioia dei più piccoli. Vediamo. Viene inaugurato questa mattina in Piazza della Rinascita il villaggio di Babbo Natale. Assessore, è un'altra attrazione per questo Natale, soprattutto per i più piccoli. Oggi c'è il villaggio di Babbo Natale che sarà presente qui in Piazza Salotto per 3 giorni. Invitiamo tutti i bambini a venire qui perché ci saranno tantissime attrazioni. C'è anche questa sinergia con le associazioni, con la Croce Rossa Italiana, tante iniziative anche benefiche. Assolutamente sì, perché lo voglio ricordare, noi già dal 2019, quando abbiamo fatto la città dei bambini, siamo riusciti a raccogliere circa 5.000 euro che sono stati donati al reparto di pediatria dell'ospedale di Pescara. Quindi ogni evento che il comune fa è vero che pensa, diciamo, al benessere di tutti i bambini e comunque quello dei cittadini, ma guardiamo sempre a chi in questo periodo ha problemi e purtroppo si trova in uno stato di sofferenza, gli siamo vicino e per questo abbiamo coinvolto le associazioni, proprio per dare un messaggio, un segnale importante a queste persone. Voglio ricordarlo con orgoglio, abbiamo illuminato quasi un terzo della città di Pescara con le luminarie che già erano installate dal fine novembre, credo che soltanto dal 2019 si è raggiunti un tale risultato. Abbiamo organizzato degli eventi che saranno qui a Piazza Salotto, ma avremo eventi anche a Pescara Vecchio, San Silvestro, nei quartieri di Pescara e concluderemo il 31, l'1 e il 5 con 3 grandissimi concerti, 2 che si terranno nell'area di Risulta e 1 che si terrà al Teatro Circus. Anche lì sarà un'occasione per fare beneficenza. 3 giorni di Natale speciale, 3 giorni veramente fantastici con questi ragazzi diversamente abili, ragazzi speciali che dimostreranno a tutti i loro lavoretti che fanno anche durante l'arco dell'anno. E poi ci sarà una giornata dove loro si accingeranno a fare dei lavori insieme a Babbo Natale che verrà qui apposta per loro. Quindi un Natale speciale per tutti i bambini. Ed ora la pagina dello sport. Con 2 sentenze il Tribunale dell'Aquila ha dichiarato nulli i bilanci della Delfino Pescara del 2015 e del 2017, accolte le istanze dell'ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. A marzo è in programma l'appello sul bilancio 2016 dichiarato nullo dal medesimo Tribunale poco più di un anno fa. Intanto la squadra continua a preparare il match con la Pistoiese e stamani si è allenata a Silvi. Il servizio. Nuovo episodio nella querelle societaria tra il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e il socio di minoranza ed ex amministratore delegato Danilo Iannascoli. Come fatto sapere da una nota emessa da CIMAV, società riferibile a Iannascoli, il Tribunale dell'Aquila con 2 sentenze diverse ha dichiarato nulli i bilanci della Delfino Pescara 2015 e 2017. Il Tribunale ha dunque poi annullato le deliberazioni delle 2 assemblee dei soci nelle parti relative all'approvazione dei bilanci. Quello del 2016 era stato già dichiarato nullo dal Tribunale Aquilano nell'ottobre 2020. Su questa decisione la Delfino Pescara ha proposto appello e la sentenza di secondo grado è attesa, come riferisce la nota CIMAV, il prossimo mese di marzo. Quindi il Tribunale, con 3 sentenze diverse, conclude la nota, ha dato ragione all'ex amministratore delegato Iannascoli ed ha dichiarato nulli i bilanci del 2015, 2016 e 2017. Le ultime 2 sentenze sono state emesse dopo Camera di Consiglio
Consiglio dello scorso 2 dicembre. A pesare nella decisione per il bilancio 2015, secondo i rilievi del giudice, sono l'illegittima iscrizione di inesistenti, inesigibili crediti per imposte anticipate per oltre 3,3 milioni, l'omessa rilevazione del debito verso il club Envigado per 900 mila euro a seguito della cessione del calciatore Quintero, la previsione di un incongruo fondo di svalutazione crediti per 39.658 euro. Per il bilancio 2017 molto ruota sull'inserimento di un credito ritenuto da CIMAV inesigibile per 400.000 euro legato alla mancata opzione di acquisto del calciatore Maxi Rodriguez del Wanderers Montevideo, importo per il quale secondo il giudice doveva essere spiegata nella nota integrativa la sua effettiva recuperabilità data la rilevanza dell'importo. Sempre nella sentenza relativa al 2015 il giudice ha respinto l'istanza di CIMAV di annullare per abuso di maggioranza la delibera assembleare di nomina del nuovo CDA composto da Daniele Sebastiani, il vice Gabriele Bankowski e Roberto Druda. Va ricordato che al 30 giugno 2015, giorno di chiusura del relativo esercizio, Danilo Iannascoli era ancora amministratore delegato di Delfino Pescara, salvo dimettersi due giorni prima del 28 ottobre 2015, la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, assemblea alla quale Iannascoli non ha partecipato, rappresentato dai suoi legali. Come riportato nel verbale dell'assemblea, Iannascoli aveva preso parte alle riunioni dell'organo amministrativo anche dopo la chiusura dell'esercizio, risultando poi assente in quelle avvenute dal 31 agosto in poi. Sentenze che non hanno ripercussioni sul lato prettamente sportivo, ma che sono destinate ad alimentare ulteriori tensioni. Non bastassero le contestazioni verso il presidente Sebastiani, tornate in auge nella gara contro la Lucchese e anche nel giorno dell'Immacolata. Una querela destinata peraltro a protrarsi, poiché è probabile un appello di Delfino Pescara verso le ultime due sentenze e anche dopo l'appello di marzo per il bilancio 2016 vi è l'ipotesi del terzo grado. Circa il calcio giocato, la squadra continua la preparazione in vista del match di domenica contro la Pistoiese. Stamani, nella seduta svolta a Silvi, hanno lavorato a parte Marilungo, Galano e Rizzo. Il tecnico Auteri potrebbe confermare in toto la squadra che ha espugnato Grosseto con Memusciai e il rientrante Drudi che rischiano la panchina. Inizia a svuotarsi l'infermeria del Teramo, sono infatti tornati ad allenarsi con il gruppo Bua, Viero, Chiere Matenghe, Birligea. Cucurullo prosegue il lavoro differenziato. Andiamo ad ascoltare il giovane difensore Angelo Ndreka, che spera di essere confermato titolare nella gara di domenica contro l'Ancona Materica. Ma sicuramente sono molto contento, perché all'inizio ho faticato un po' col minutaggio. Però col passare del tempo ho capito cosa mi chiedeva il mister, cosa soprattutto chiedeva il mister, e sono riuscito a calarmi nel ruolo, insomma. E adesso sto trovando il campo con più continuità e sono molto contento. E sono molto contento anche della prova di domenica, non solo mia, ma da parte di tutta la squadra, perché è arrivata una bella risposta che ci aspettavamo. Sì, esatto. Poi quello è uno schema sul calcio piazzato che noi proviamo sempre, ogni rifinitura che facciamo. Prima era uno schema 3 ed è venuto benissimo e Marco è andato in gol. Sono felice, sì, quelle sono le mie caratteristiche, insomma, mettere i cross, rifornimenti per i compagni e cercare di far segnare i compagni. Sto campionato e sto girone non ci dà un attimo di sosta, perché già domenica c'è una partita importantissima, perché la classifica è cortissima, se vinciamo possiamo andare ai play-off, se perdiamo è play-out, è sempre quello il discorso. Il nostro obiettivo è quello di mettere in campo la mentalità, la nostra mentalità che ci contraddistingue, che ci deve contraddistinguere da tutti, quello che ci chiede il mister, e il risultato sarà solo una conseguenza della nostra prestazione. Ma io sono contento del percorso che sto facendo, io rimango a disposizione, il mio compito è quello di dare ogni allenamento il 110%, e poi chiaramente le scelte del mister sono quelle, non si discutono. Ogni volta che mi chiamerà e mi chiederà di scendere in campo, io darò sempre il massimo, come ho fatto domenica e come ho fatto sempre. Ma non lo so, in casa siamo stati anche sfortunati, perché ci sono state partite che meritavamo di vincere, come contro per esempio la Vispesaro, che il primo tempo è stato a senso unico ed eravamo in vantaggio di solo un gol. Oppure anche contro il Siena, che abbiamo pareggiato, ma se si andava a vedere le occasioni meritavamo qualcosina in più noi, insomma, ecco. Secondo me è solo un caso e alla lunga verremo fuori anche in casa davanti ai nostri tifosi.
Ed ora andiamo ad ascoltare il portiere dell'Ancona Matelica, Michele Avella, tra i protagonisti dell'esaltante vittoria in rimonta della squadra dorica contro il Siena per 3-2. Avella, che conosce bene il tecnico teramano Guidi, con cui è stato lo scorso anno a Caserta. Vediamo. Dirlo adesso è sicuramente affrettato, perché dopo un periodo così, soltanto una vittoria non può sicuramente significare la svolta di un brutto periodo. Dobbiamo cercare di dare continuità e le prossime volte cercare di non andare sotto, ma cercare di controllare la partita prima, quando possibile, ovviamente, perché ci sono gli avversari che sono di livello. E quindi sicuramente ci ha dato una grossa carica vincere anche così in casa, è stato importante dare una gioia a questi tifosi che veramente ci hanno sostenuto fino alla fine. Però è una buona spinta che dobbiamo cercare di portare, ecco, dalla nostra parte entusiasmo per cercare di fare ancora meglio le prossime volte. Il Teramo è allenato da mister Federico Guidi, che avevo l'anno scorso a Caserta. Quindi poi, da quello che ho visto quest'anno, è comunque una squadra tosta, una squadra che ti viene a prendere forte, che gioca bene, e quindi è una squadra veramente difficile da incontrare. Poi andiamo in casa loro, quindi sicuramente, come tutte le domeniche, sarà una battaglia dura. E noi dobbiamo pensare a noi e cercare di fare il nostro meglio, come sempre. E chiudiamo con la pallavolo. La Sieco Ortona ha ingaggiato il palleggiatore Mattia Ferrato, classe 2001, 1,95 m di altezza, proveniente dal Motta di Livenza, stesso campionato dell'Impavida. E ora il programma del weekend. In A2 la Sieco Ortona, per l'appunto, sarà impegnata a Santa Croce sull'Arno domenica alle 18. In contemporanea, in A3 l'Abba Pineto riceverà il Bologna. Pausa in A2 femminile. In B maschile, domani alle 19 il Paglieta sarà di scena ad Anguilla. Domenica l'Alba Adriatica andrà a Loreto. In B1 femminile la Teatina ospiterà domani alle 17 a Nocciano il Casal De Pazzi. In B2 infine le nostre quattro abruzzesi giocheranno tutte in trasferta. Domani alle 18.30 la D'Annunziana a Potenza Picena, alle 19 il Cetas Montesivano a Bisceglie, alle 21 la D'Annunziana a Corridonia, domenica alle 17.30 il Teramo a Trani. Io vi ricordo che tutti i servizi che avete visto in questa edizione sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, il TG delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.